E riprendiamo. Dunque, a partire da questo momento, se lo si vuole, se si è particolarmente folli, è possibile congedare Agrias e Mustatio. Ho votato la mia spada alla tua causa, non fammi mancare al mio giuramento. Dovrebbe essere non farmi, ma sono abbastanza sicuro che, data la qualità dei sottotitoli, questo non sia un errore di battitura, ma una scelta lessicale voluta. E come vedete, è possibile farlo. Davvero lo vuoi? Pensavo che fossimo diventati amici. Ovviamente, siccome siamo nel magico mondo dell'emulatore, posso fare quick save e quick load. Cioè, col cavolo che lo facevo davvero, era giusto per mostrarvelo. Se vi ricordate, qualche tempo fa, qualche video fa, avevo detto che il personaggio di Agrias non è valorizzato appieno all'interno della storia. Questo discorso che sto facendo si potrebbe applicare anche a Mustatio, ma principalmente vale per Agrias, visto che è un personaggio che è presente fin dall'inizio, appare anche in alcuni filmati e quindi ha un ruolo importante con la principessa Ovelia, eccetera eccetera. Però capite bene che se da questo punto in poi il gioco dà al giocatore la possibilità di toglierla dalla squadra, vuol dire che per il resto del gioco non è più un personaggio utile. Io la terrò e ci sarà qualche interazione, qualche frase ogni tanto, soprattutto un evento specifico che accadrà grazie a Lavian e Alicia, che sto tenendo per questo motivo, ma non solo. Mi piace sempre tenerle perché anche loro sono personaggi principali, insomma, non tanto, ma sono affezionato. E che caspita stavo dicendo? Ah sì, se il gioco permette al giocatore di sbarazzarsi di Agrias, capite bene che di conseguenza non compare più nei filmati avanti. O meglio, non nei filmati importanti. Mi sono ricordato di un altro filmato, un'altra sequenza che è secondaria. E questa cosa mi dispiace. È un po' uno sgarbo che hanno fatto a questo personaggio. Secondo me avrebbero dovuto renderla obbligatoria da tenere nella squadra generica, questa qui, ma opzionale da scegliere in battaglia. Cioè, se proprio non ti piace Agrias, se proprio sei scemo e non capisci la forza, la particolarità delle sue abilità, sei liberissimo di non giocarla. Però non puoi cacciarla dalla squadra perché è realmente integrata nella storia, ci sono eventi veri, principali, dialoghi, filmati, eccetera. Purtroppo non è così ed è una cosa che mi dispiace sinceramente. Sentimentalismi a parte, vi aggiorno sul resto della squadra. Vi ho detto che a partire da questo punto avreste visto la mia squadra doc. In realtà non è del tutto vero perché, ad esempio, Ramza io di solito lo gioco come ninja alla fine. Ecco qui. Un guerriero che usa la furtività per essere invisibile, può lanciare armi contro i nemici. Questa classe la vedremo più avanti. Ce l'ho già di livello 4, tra l'altro. Ho sbloccato qualche cosettina fuori camera. La vedremo più avanti perché per ora voglio continuare con Dragone. Ho equipaggiato Ruba perché, vabbè, ora lo vedremo. Aumenta attacco invece è un'abilità che ho preso dal geomante, bla 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 bla, tutte ste cose non vi interessano. Agrias ovviamente cavaliere sacro, anche per lei aumenta attacco, ho preso movimento più 2, non dovrei neanche dirvele ste cose. A Mustatio ho messo lancia oggetti, che è l'abilità che permette anche ai non farmacisti di lanciare gli oggetti, appunto. E come vedete ho messo a tutti gli oggetti come abilità secondaria, tranne Ramza in questa battaglia specifica perché devo rubare un'arma. Questa è una cosa che faccio spesso, sempre, perché mi piace che tutte le unità siano in grado di resuscitare gli alleati. Così se muore qualcuno, bene o male, c'è sempre un altro nei paraggi che può resuscitare. David, evocatore, io ho fatto apprendere Odino, se non sbaglio. Morente quick, forza arcana, nulla di nuovo. La vera novità sta qui.
in Martina, che è diventata una samurai. Questa è una classe molto interessante, lo vedremo sul campo di battaglia. Anche lei aumenta attacco, che è l'abilità del geomante, come vi ho detto, e aumenta la potenza degli attacchi fisici. E poi c'è questa abilità. Signore e signori, questa qui, ve la evidenzio col mouse, è la cosa più disgustosa e overpowered di Final Fantasy Tactics, sia versione PS1 che PSP. In breve, che caspita permette di fare? Fornisce una percentuale di evasione pari al valore del valore. Scusate il gioco di parole. Quindi, dato che Martina ha 77 di valore, vuol dire che ha il 77% di possibilità di schivare i colpi. Ci sono alcuni attacchi che non possono essere schivati, questo è vero, però è comunque una cosa abbastanza indecente. Lo vedrete sul campo di battaglia. E a proposito di campo di battaglia, vediamo di andare a salvare la principessa. Qui la squadra va divisa in due gruppi. Direi di fare magico trio perfetto. Da un lato, e qui David e Martina. Quali sono le tue ultime parole, burattino? Carnefice. Nulla? Proprio come pensavo. Ma quelli... Il nemico! Siamo qui per la principessa. Ritiratevi o sarete voi a finire sulla forca. Ah, ecco che sono caduti nella trappola. Infatti, osservando l'avatar, ci si poteva arrivare. Sappiamo tutti chi è costui. Trappola? Sono scioccato! Travestimento da principessa era veramente convincente, sembrava proprio lei. Ave Ramza! Ardimentoso paladino degli sciocchi. Ogni tanto incontro parole che non conosco neanch'io, ardimentoso. Dalla culla alla bara sempre si impara. Cosa ne hai fatto di Lady Ovelia? Nulla di nulla, lei si trova a Lionel. Invece tu che hai fatto della gemma? Gemma? Potremmo risparmiarci questo fastidioso atteggiamento da ignaro di tutto. Sto parlando della gemma del cardinale. A rubarla è stato uno dei tuoi compagni, non è vero? Vorrei che me la consegnassi. Se la desideri tanto, vieni a prendertela. Allora il ragazzo pensa di essere diventato un uomo. Molto bene, risolviamo tutto da uomini. Risolviamo tutto a spadate in faccia. A quanto pare non vogliono far parlare le spade ancora, continuano a parlare con la lingua. Ancora sei in tempo a mutare opinione, Ramza. Torna con me a Ikros. Tuo fratello Dysdark perdonerebbe di buon grado tutto ciò che è accaduto. Ma io non perdono quel che ha fatto lui, è diverso. L'ha detto lui stesso. A parte che non mi fiderei delle sue parole, perché abbiamo capito che tipo è. Allora che perdoni anche quel che sto facendo ora. Da che io non prenderò mai parte ai suoi perversi schemi. Perversi? Definisci le azioni di tuo fratello perverse? Sì, assolutamente. Un Beulvo deve sostenere i compiti dettati dal suo rango. Proprio tu, fra tutti, dovresti saperlo. Sembra proprio di risentire Argath dalla tomba. Mio fratello cerca solo di scatenare la guerra per raggiungere i propri scopi. Se questa azione non è perversa, messere, mi dica cosa lo è.
La carne che tu stesso mangi, Ramza, viene da animali uccisi. Sì, ok. Che discorso vuole fare adesso? Sentiamo. Il sangue è il prezzo del progresso. È l'inchiostro col quale si scrivono le pagine della storia. Senti, Gafgarion, hai un po' lo spirito del poeta. Te lo riconosco. Qua ce l'avete un po' tutti, però, perché è un fantasy medievale, eccetera, eccetera. E qualche cosa che dici ogni tanto è vera. Va bene, però non esagerare. Guardati intorno, ragazzo. Ivalis è marcia nelle sue fondamenta. Tuo fratello eliminerà il marciume che causa la sua debolezza, anche se per farlo dovrà lordarsi le mani. Non mi stupisce affatto che un uomo con una mentalità del genere sia diventato mercenario. È partito subito con la cara vecchia Shadowblade. Non so se vi ho aggiornato su tutto, delle cose importanti almeno, dei cambiamenti che ho fatto alle abilità. È un po' difficile per me tenere memoria di cosa ho imparato, cosa ho cambiato. Vediamo di fermare signor Baffi Bianchi. No, scusate, sigillo del male non serve a nulla. Colpo alla gamba sarebbe comunque in grado di fare Shadowblade. Meglio invalidargli le braccine. E ovviamente l'ha schivato. Nonostante fosse di spalle, ha sentito il proiettile e si è girato. Va bene. Non starò fermo a permettere che di Lady Ovelia sia fatta un'altra titra. Dimentica, Ziekten, quello non lo si poteva evitare. Tu sei un rampollo della casata Beowulf e hai tali doveri. È il tuo destino provvedere che tale compito sia realizzato. Com'era il mio destino lasciar morire Titra? No, il fato non ne ebbe parte. Titra morì perché non mi fastidiai di salvarla. Fu la mia inerzia a ucciderla. Questo non è vero, si sta incolpando troppo. Forse avrebbe potuto fare di più in quella situazione, ma non... Un po' troppo severo. Sono troppo distante da questo lato, allora devo per forza salutare questi signori. Tocca a loro fra poco, quindi non posso rischiare di saltare e mancarli. 108 di danni, 67% però. Ok, è andata. Ramza, è vero che tu sei un Beowulf? Come vedete, anche se Agrias potrebbe essere rimossa dal party, se c'è ci sono dialoghi aggiuntivi. Non lo sapevi? È così, questo ragazzino è figlio del defunto capofamiglia della grande casata Beowulf. E lui subito, appena sentito che Agrias non era a conoscenza di questa cosa, ha pensato di provare a sfruttare l'informazione. Per magari mettere il dubbio nella mente di Agrias. Ti ha tenuto nascosto questa informazione? Non lo so, chissà dove vorrebbe andare a parare. Io sono il figlio di Barbanet, è vero. Ma ciò non significa che io sia uguale ai miei fratelli. Non sapevo nulla del piano che riguardava il rapimento della principessa, lo giuro. Pensi davvero che potrei dubitare di te adesso? Hai provato non solo quel che dici, ma ben di più. Non un secondo di dubbio, non ha vacillato un istante. Beh, quel che ha detto è la verità. Gli è stato dimostrato plurime volte. Accidenti, questa abilità è estremamente sensibile ai cambi di altitudine. Eppure questa, accidenti a me. No, posso comunque beccarli. 70, magari li stoppo pure, chi lo sa. No, te pareva. Veniamo alla nostra cara Martina. In realtà lui è l'ultimo che devo uccidere, perché devo provare a rubargli l'arma. E a questo ci arriveremo dopo.
Dunque, il samurai, a parte che l'abilità specifica Shiradori la vedremo in azione sicuramente fra poco, per ora prova a uccidere questa. In pratica il samurai è un cavaliere che però è un po' meno tancoso. È come il monaco, ecco. Una via di mezzo. Questi sempre che ci provano a spaccare. Pure questo, non c'hanno niente di meglio da fare. Ma quando accidenti è il turno di David? Forse mai, me l'ammazzano prima che arriva il suo turno addirittura. Ma porca miseria! Proprio ultimo nel turno. Ho sbloccato Dino, 50 MP costa, però dovrebbe fare dei danni indecenti. 10 turni, mi domando io. Gafgarion. Sarebbe l'arciera. Non credo potrei farcela. No, Gafgarion mi agguanterebbe. Dell'arciera potrei sbarazzarmene proprio con Mustatio. Il problema sarebbe... No, vabbè, non mi muovo di uno sputo. Gafgarion sicuramente riuscirebbe a beccarmi. Quindi non posso far altro che utilizzare Muguri. Per tenermi in vita. Uno spreco di turno, ma... costretto dalla situazione. Letita si chiama questa. Veramente strano vedere questo batuffolo di peli che piove dal cielo e cura. Non ci avevo pensato assolutamente. Oh, ma questo parla ancora? Sei davvero uno sciocco. Cos'è la vita di una ragazza se paragonata al bene comune? Non vedo nessun bene nell'usare la gente, solo inganno e morte. Non tollererò e permetterò più che si immolino innocenti nel nome del vostro bene. Voi non farete del male alla principessa. Bravo Ramza, dillo. Allora decreta il tuo destino, stupido caparbio che non sei altro. Ovviamente punta a Davidino maghettino. Lo stadio, abbiamo un lavoretto per te. Facile facile. Preferisco tenerlo qui nei paraggi o magari anche qua su. Da qui ha una visuale completa. Cavolo, Ace su Gafgarion sarebbe un problema. Vediamo chi è che ha il turno più lontano fra voi. Voi due galantuomini, arciera. Quella è troppo in alto. Forse l'arciera. Posso provare. Non è necessario andarle accanto per saltare, ma... o magari posso ucciderla. Meglio ancora. Così non devo stare con il dubbio. Forse ce la faccio o non ce la faccio con il salto. Wow, quanto può muoversi Agrias. Abbiamo quei due signorini lì. A te abbiamo detto che ci pensiamo dopo. È che sto pensando, devo per forza andargli davanti. No,
Northwind Strike, come vi ho detto, è estremamente sensibile ai cambi d'altura. Tra l'altro di Agrias non ho potuto apprendere le altre due abilità di Spada Sacra. Vabbè, le vedremo sicuramente più avanti. Il fatto è che sono stato impegnato a cambiare altre classi per farla apprendere altre robe. Sai che ti dico? Io lei la mando qui. Così vi mostro l'abilità speciale del samurai. 81 di danni. È mica male. L'abilità speciale è questa. Quella è una I maiuscola, sì, Yaido, che permette di utilizzare una katana. Cioè, l'avete visto l'equipaggiamento del samurai, ovviamente è una katana. Permette di utilizzare la katana, solo che non è quella equipaggiata, bisogna comprarne altre dal mercante. Vanno utilizzate con Yaido. Ogni katana permette di fare un attacco speciale con effetti diversi. Per ora io ho comprato solo questa katana e sbloccato la relativa abilità dal menu. C'è il rischio che la katana si rompa quando viene utilizzata. Però guardate, permette di fare un attacco ad aria, come se fosse l'evocazione di un evocatore. Questo è un ottimo raggio d'azione. Oscurità avvolgente. Vedete, innalza la spada, guardate i danni. Cioè ha fatto più danni di un attacco fisico ed è a multi bersaglio. 100% di possibilità di colpire. Signori, questo è il samurai. E non è tutto, ha quell'abilità che per ora non avete neanche potuto vedere. Ma è la cosa che maggiormente rende valida la classe samurai. Sì, sì, saltella, saltella. Non ci voleva Gafgarion con Haste. Beh, questo non è grave perché Mustadio può comunque farsi sentire sul campo di battaglia anche da immobile, come potete vedere. Questo forse posso ucciderlo con Ramza. C'è qualcosa di più utile che posso fare? Danneggiare un po' lei forse. Sarà una battaglia lunga, forse impegnativa no. E adesso mi porto Yella da solo. Devo resuscitare David, ma prima credo di potermi occupare di costui. 67%, rischio. Sei turni, cioè 5 prima di lui. No, non voglio rischiare. C'è anche questo un rischio, non lo so. Chiudo gli occhi. Morto, perfetto. Che ne sarà di Lady Ovelia? La ricondurrò a Gallione come da contratto. Di cosa ne farà di lei il Duca Larg, me ne lavo le mani. A me basta che mi paga, non me ne frega niente. Lord Dysdarg e il Duca la userebbero come pedina nella loro partita per il trono. Così come entrambi usano sia me che te. Vuoi dirmi che un uomo come te non si mortifica a non essere altro che un pezzo sulla loro scacchiera? Sei senza orgoglio e onore. Queste parole, Madonna, sono ormai lontane dal mio essere. Lo credo bene.
cara Martina Spadino. Da qui dovresti essere in grado di... Esattamente. Solleva proprio la spada che emana un'onda. Ma ripeto, è perché questo attacco con questa katana. Ce ne sono di diversi e non li conosco neanche tutti. Ah, ovviamente l'abilità Shiradori non protegge da attacchi come questi, o attacchi che non possono essere schivati. Ma quando si tratta di attacchi normali, non so se avete visto perché è stato tutto molto in fretta, quel colpo aveva il 23% di possibilità di colpirla, nonostante fosse alle spalle. Vabbè, sai che ti dico, beccati un proiettile nelle gengive. Gafgarion. Come se non bastasse, devo resuscitare David. Cavolo, sono un cretino. Ho appena sprecato un turno. Da qui non posso fare nulla. Sai, ti dico, ammazzo questo così ho meno pensieri per la testa. Anzi, vediamo se posso allontanarmi. Forse qui non riuscirà a prendermi con Shadow Blade. L'utilità di avere movimento più 2. No, mi becca lo stesso, eh sì. Tutto questo perché sto volutamente rendendo la battaglia più difficile. Dato che voglio rubare... Ah, accidenti a te. Ma forse adesso posso muovermi, ok, non è più invalido. Ciao ciao. Dicevo, voglio rubare la spada di Gafgarion. Forse non mi servirà neanche a nulla. So che quella spada si può trovare anche più avanti dai commercianti. Non ricordo quando però. Sarebbe il colmo scoprire che si può trovare dopo questa battaglia. No, dopo questa è impossibile, ma dopo... 2-3 battaglie. 2 turni, 4 turni o 5. No, non può farcela. Niente, raga, sta partita... Sta battaglia, David non ha potuto fare nulla. Prova ad allontanarlo da Gafgarion. Con un po' di fortuna potrebbe sopravvivere. 63 di vita. Quella potrei ucciderla con Mustadio e Agrias. Per ora proviamo a rubare. 30%, eh. Oh, che culo! Ottiene Blood Sword. Sono abbastanza certo che non mi servirà nulla in questa partita. Per motivi che non sto a spiegarvi, ho già sbloccato Samurai, invece quella strategia che ho in mente la utilizzavo quando ancora avevo solo il Cavaliere. Cioè, ripenso a mie partite passate. Però vabbè, gliel'ho rubata. Ora è inutile. Questo è pure vero.
Inutile no, può comunque attaccarmi, ma avete visto, non ha fatto la sua amatissima Shadow Blade. Non lo so neanche che cosa ha iniziato a fare. Mira più due, porello. Com'è caduto in basso. C'è Martina da resuscitare, ma possiamo anche evitare. No, salto probabilmente non avrei abbastanza tempo. Belli, 108 di danni così. E neanche mi sposto, non ho nulla da perdere. Cavolo, i cristalli, non ci avevo pensato. Gafgarion potrebbe andare lì. Questo me lo cucco io. No, non mi serve a nulla a prendere abilità. E per stare più tranquillo, resuscito Martina. Vedete perché dico che è comodo avere tutti quanti con abilità secondarie oggetti? Tanto a questo punto non serve avere, come all'inizio magari, l'abilità originale della classe e poi magari magie di supporto, magia bianca, le magie del tempo. Quelle sono utili, è vero, a volte, ma personalmente mi trovo bene così ormai. Non aveva neanche senso andargli alle spalle, ma vabbè. Per soddisfazione proprio. Ah, che bello. Che mi venga un colpo. Non pensavo fossi diventato tanto forte. Per ora faccio meglio a ritirarmi. Tutti che hanno stabilità che quando gli conviene zag e da si teletrasportano via. La vorrei pure io. No, grazie. Assolutamente no. La battaglia è comunque finita, quindi volendo avrei potuto apprendere quella roba, ma al castello, dobbiamo fare in fretta. Non hai toccato cibo? Una principessa non vive di solo orgoglio. Perché non mi sorprende vedere che Delita è coinvolto? Non mi sorprende anche perché conosco già la storia, ma avete capito. Pensi di farti morire di fame? Nessuno ti piangerebbe, lo sai? Anzi, ci sono molti che gioirebbero della tua morte. Smetti di fare la testarda e mangia. Tu eri in combutta da subito con il cardinale, vero? Tan tan tan. Che intendi farne di me? Se non vuoi consegnarmi a Larghe, qual è il tuo fine? Porti dove davvero dovresti trovarti. Così anche tu hai in mente di manipolarmi. Non lo farò, lo sai. Non mi piegherò ai tuoi capricci. Tu lo farai. Se vuoi vivere, non hai altra scelta. Che vuoi dire? Voglio dire, guarda un po' chi si rivede, il tipo con l'armatura dorata. Cavaliere, per ora non ha un nome. E non sono proprio neri i capelli, no? Ricordavo male. Questo ce li ha castani che stanno prendendo la via del grigio per via dell'età. Così questa è Lady Ovelia. Siete di umore migliore, vostra altezza? Se solo foste un po' più domita, non vi sarebbe motivo per tenervi in un posto tanto squallido. A me sembra un alloggio pure troppo buono per una falsa principessa. Falsa principessa? Oh, oh, la ragazza ancora non lo sa, Lord Folmarv. Davvero? Poverina.
Ditemi di cosa state blaterando. Benissimo. Tu non sei Oveliat Kashka. Tan tan. Tan. Colpo di scena numero e ormai abbiamo perso la numerazione. Che cosa? La vera principessa morì anni fa. Tu sei la sua sostituta. Questa è follia. Non è né follia né falsità. Tu non sei Ovelia. Sei solo una bambolina di pezza piazzata in una culla vuota dai membri del consiglio che hanno in odio la regina. Il loro intento era che tu, un giorno, succedessi al trono alla regina Louveria, sostituendola al potere. Ti posero nella famiglia reale dopo aver assassinati i due figli della regina, spacciandone le morti per malattia. Guardate proprio lo schifo dei giochi di palazzo. L'inganno era completo e la tua ascesa al trono pressoché certa. Re Ondori era malato e una sua ulteriore filiazione pareva improbabile. Tuttavia, contro ogni previsione, nacque un altro principe. Se sia veramente semenza di Ondori è molto sospetto, ovviamente. Probabilmente il duca Larg trovò qualche altro padre per assicurare il posto di sua sorella come madre del re. Sembrano soap opere da 1500, ecco. Comunque sia, tutto il lavoro del concilio andò in fumo nel momento in cui il principe Linus emise il suo primo vagito. Tu dici il falso, non ti credo. Credi in ciò che vuoi, bambina, non che conti molto. Per quanto ci riguarda, puoi anche essere nata figlia di un macellaio. Abbiamo una briscola nelle nostre mani. Scusate, l'espressione mi ha fatto inevitabilmente sorridere. Non importa da che mazzo. Risate a parte, ecco perché il capitolo si chiama La marionetta e il burattinaio. Non sono titoli messi a caso. Il primo capitolo si chiamava Il Misero ed era in riferimento a anche tutta la questione della brigata del morto, la miseria, la povertà del volgo. Ma principalmente, secondo me, è riferito a Delita, che è il protagonista del capitolo, a quel momento di svolta, piano piano, quando viene rapita Titra e poi viene uccisa. Anche per Ramza quello è un momento di svolta, ma secondo me Delita è un po' più protagonista. Cosa volete da me allora? Cosa avete intenzione di farmi fare? Proprio nulla, cara bambina. Desideriamo solo che tu sia la nostra principessa, come lo sei sempre stata. La mia stirpe è quella degli Akashka. Non prenderò ordini da voi. Oh, e allora che farai? Consegnati nelle mani del duca Larg e al posto di una corona avrai un cappio. Tristemente vero. Vogliamo solo aiutarti a rivendicare quel trono che è tuo di diritto. Cioè, è proprio una serpe come parla, comunque. Le ha appena detto, so che non sei la vera principessa, però voglio comunque rimetterti al trono che è tuo di diritto. Cioè, la sta schernendo, la sta deridendo. Chi siete voi? Bella domanda. Ecco i famosi occhi e orecchie, il noi di cui parlava Delita. Una specie di combriccola di templari. Né amici del duca Larg né fautori della fazione di Gol'tan. Questo è da precisare, perché lì per lì uno potrebbe dire ok, non vogliono darla a Larg, vogliono che diventi la regina, quindi stanno con Gol'tan. Però loro non stanno né da una parte né dall'altra. Pensa a noi come a semplici alleati. Lord Folmarv, lasciamo che la nostra principessa possa riflettere con calma. Quando comprenderà la realtà della sua situazione, di sicuro vorrà anche lei, vorrà essere anche lei dei nostri. Già, lasciamola cuocere a fuoco lento. Vieni, Delita.